Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui presenti come sempre e quest'oggi presentiamo la manifestazione che si terrà il 12 e il 13 agosto in Piazza Municipio in Bova Marina, il Music Festival, Yalo Tuwa Music Festival, organizzato dalla Consulta Giovanile e col patrocinio del Comune di Bova Marina. Questa, diciamo ufficialmente, è la prima iniziativa che va a organizzare la consulta giovanile. Nell'ultimo consiglio comunale all'unanimità abbiamo approvato il regolamento che va a istituire appunto la consulta giovanile. E come amministrazione siamo soddisfatti di questo risultato, di questo obiettivo raggiunto che era nel programma politico amministrativo che abbiamo presentato in occasione della scorsa competizione, dell'ultima competizione elettorale. E abbiamo fatto una serie di incontri, c'è stata una grande partecipazione da parte di tanti giovani e questo fa ben sperare per il presente e per il futuro perché ci sono tanti giovani che seppur un po', diciamo, si sono allontanati dalla politica, dalla vita politica, dalla vita democratica, ecco, del paese e comunque ha risposto bene a questo input dato dall'amministrazione, quindi dicevo fa sperare perché vuol dire che c'è voglia di partecipazione, voglia di condivisione dei processi e quindi soprattutto che questa voglia di inclusione e questa voglia di partecipare venga soprattutto dai giovani. E ovviamente ritengo che questa sarà la prima di tante iniziative che la consulta porterà avanti. Noi come amministrazione, io ho sempre detto che la consulta deve camminare con le proprie gambe e deve essere così perché poi, come dire, l'amministrazione poi è sempre, diciamo, coinvolta in vicende e anche non solo di natura amministrativa ma anche politica e quindi è bene che la consulta giovanile non si faccia coinvolgere nelle dispute politiche. Quindi dicevo deve camminare con le proprie gambe, deve essere autonoma, ma noi comunque saremo a supporto di tutte le iniziative e di tutte le attività che verranno nei mesi a seguire. E a breve vedremo anche di concerto di stabilire la sede, quindi noi nel regolamento abbiamo appunto indicato che la sede sarà in un locale messo a disposizione dell'amministrazione, quindi ora vedremo anche di dotarla di una postazione, insomma, internet, di un computer, insomma, tutto quello che è necessario. Per cui niente, io ho finito, c'è adesso la parola a Leopoldino. Allora, buongiorno, grazie anche da parte mia. Parlo a nome della consulta, non in quanto organizzazione del festival, ma di consulta proprio di giovani, rappresentanza di tutti i giovani che fino adesso hanno dato l'adesione alla partecipazione a questo nostro progetto. Che cos'è la consulta, innanzitutto? La consulta non è un'associazione, non è una fondazione, non è nulla di tutto questo. L'associazione ha come obiettivo di mettere d'accordo tutte le forze giovanili sul territorio per l'obiettivo di fare qualcosa per i giovani e in questo caso anche per questo paese. Tra queste nostre attività della consulta abbiamo deciso di dividere il nostro lavoro in dei settori. Tra questi settori c'è il settore musicale che organizzerà questo festival. Abbiamo il settore sportivo che si occupa della gestione di tornei, organizzazione di manifestazioni sportive varie. Abbiamo un'area culturale che vedremo poi col passare del tempo che organizzerà delle manifestazioni proprio culturali e poi abbiamo anche delle persone per esempio che non vogliono fare né nulla di questo perché ci vogliamo solamente dare una mano. Tra queste persone abbiamo trovato i ragazzi che hanno dato una mano per sistemare il parco,
ragazzi che hanno dato una mano a preparare il campo che avete visto in Piazza Stazione per il calcio a due. Semplicemente dire vogliamo fare qualcosa per il nostro paese, e questa è la cosa più bella. Nessuno di noi ha gerarchie, nessuno di noi punta a gerarchie nel senso di essere più onato, ma ognuno con le proprie capacità si mette a servizio degli altri. In queste riunioni, una delle prime idee che era nata era questa dell'idea del festival, che tutti abbiamo accolto con grande piacere proprio perché crediamo in questa aggregazione che può venire soprattutto dalla musica. Lanciando quest'idea abbiamo visto che dal di fuori, dalle mura del nostro paese, tanti hanno apprezzato questa iniziativa, e questa è stata la prima soddisfazione. Per quanto riguarda il festival e il programma, adesso parleranno sia Angelo che Mario. Buongiorno, sono Angelo Scorto. Allora, come diceva già Leo, l'idea di questo evento nasce appunto in una riunione della consulta, visto anche diciamo, la partecipazione tramite le SS a livello emotivo di molti ragazzi del nostro paese. Fondamentalmente siamo tutti amici, abbiamo delle idee in comune, mettiamole in questo modo. E praticamente l'idea del festival vuole andare oltre il senso dello spettacolo in sé musicale, che ovviamente è fondamentale, principale, importante, però l'idea del festival nasce soprattutto dal fatto di voler dare una spinta all'aggregazione giovanile in primis, grazie appunto alla musica. L'abbiamo pensato come appunto un qualcosa che possa andare avanti nel tempo, che si debba riproporre annualmente, per essere come una sorta di polo attrattivo per la nostra area per quanto riguarda appunto gli eventi musicali. Vogliamo far sì che in questo modo alcuni ragazzi, molte band musicali composte da giovani che ancora non hanno avuto la possibilità di potersi mostrare in delle platee, in vari palchi, eccetera, possano dare in questo modo il loro contributo e far vedere diciamo, le capacità che sono presenti in loro e che vengono molte volte diciamo, nascoste dall'entroterra della nostra zona. Quindi vuole essere una spinta, diciamo, propulsiva ad una sorta di sviluppo alternativo dell'area appunto tramite la musica e l'aggregazione sociale. Diciamo che ora la parte diciamo, più strettamente tecnica e musicale l'esporrà Mario, soltanto che praticamente le serate si svolgeranno, saranno due serate composte praticamente, nella prima serata ci saranno le cosiddette cover band, dove appunto alcuni diciamo, musicisti della zona porteranno appunto delle canzoni di altri gruppi, sarà intervallato il tutto da uno spettacolo diciamo, di danza, grazie alla partecipazione di Silvia Legato, un artista appunto della nostra area, del nostro paese. Nella seconda serata ci sarà invece la partecipazione di gruppi inediti che appunto porteranno la loro musica originale sul palco. La parola a Mario, grazie. Buongiorno, sono Mario Micheletta e come ha già detto Angelo, lo scopo di questo festival è di dare spazio e voce alle diverse realtà musicali che sono presenti nell'area. E talvolta appunto i gruppi nella nostra zona non hanno molto spazio e Bova Marina, come già ribadisco le parole di Angelo, vuole essere negli anni il punto di riferimento musicale della zona. Allora, per quanto riguarda la partecipazione delle band, abbiamo avuto adesioni di band che provengono dalla Locride, che provengono dalla provincia di Reggio Calabria e fortunatamente anche da band provenienti dalla Sicilia, precisamente dall'area messinese. Per quanto riguarda lo svolgimento del festival, abbiamo voluto dare un incentivo, abbiamo voluto dare appunto una sorta di mordente sul palco inserendo alcuni premi, cioè nel senso sarà un festival ma con le modalità di contest. Per quanto riguarda i premi sono stati pensati in base alle esigenze dei gruppi,
per esempio appunto per i gruppi cover formati tendenzialmente da ragazzi che non lavorano eccetera eccetera, abbiamo deciso di mettere un impianto per le prove, perché talvolta viene molto difficile acquistare un impianto per continuare a fare musica. Invece per quanto riguarda per la musica inedita, cioè appunto per la musica originale, si è cercato appunto di sponsorizzare il gruppo attraverso l'istituzione di due premi fondamentalmente, appunto un video professionale, una videoclip professionale con sponsorizzazione nei circuiti locali e nel web, e un gruppo fotografico. Appunto per quanto riguarda la musica inedita, appunto la problematica è quella della pubblicità. E, per quanto riguarda appunto, parlando sempre di band, sentiremo diversi generi musicali che passeranno dall'etnico, arriveranno al rock e ci delizieranno anche con sonorità reggae. La giuria sarà composta invece da tutte persone esterne, facenti parte di diverse espressioni artistiche, come per esempio ci sarà una parte musicale, ci sarà una parte teatrale, ci sarà gente comunque giornalistica che dovrà valutare in base alla presenza sul palco, all'originalità degli arrangiamenti e dei diversi criteri. E, detto ciò, ricordiamo che a fine del contest questa è da inquadrarsi come un'attività ricreativa, ci sarà una festa in spiaggia località Five Star Rocca del Capo con un gruppo di musica reggae catanese.